Qualche grossa conferenza, c'è stata una cosa bella da fare, qualche bella cosa insomma, però qui c'entra 200 persone. Certo. Che abbiano rapporti con alcuni paesi molto lontani. Vabbè, Firenze era, la provincia di Firenze era gemellata con tante parti del mondo. Poi adesso le cose non stanno quasi, non sono più di nuovo, sono cambiate il mondo, sono caduti i muri ricresciuti da qualche altra parte, non si sa cosa sia successo, ma loro hanno rapporti con alcuni punti importanti anche di paesi che hanno sofferenze gravi in giro per il mondo. Possiamo anche ragionare se c'è qualche iniziativa interessante, se sul sociale può fare molte cose. Credo che abbiano ancora rapporti con alcuni punti di grande difficoltà. E quindi possiamo anche ragionarci. Ma l'importante oggi in questa iniziativa, questo punto della poesia, dove noi abbiamo visto, detto, cantato, osservato le parole che ci hanno scritto su tutte le cose che sono state inviate, come sempre ci sono i nomi che si sta così, però c'erano al nostro paese un gruppo di presenze poetiche assai interessanti, assai significative, e qualcuna devo dire anche con un estro, per usare una formula della tua separazione, un estro poetico assai personalizzato e interessante. Io personalmente sono uno che mi piace anche qualche sperimentazione molto. Insomma, superiamo un po' l'Ottocento, superiamo anche forse qualcosa del primo Novecento, se no ci addormentiamo tutti quanti. Ma non per superare, per abbandonare. Quando si dice si supera, perché si va più avanti, senza perdere né identità di nessun tipo, nemmeno quelle letterali, nemmeno quelle, anzi assolutamente, né quelle letterali, né quelle poetiche, però qualche coraggio, qualche pezzo di coraggio che ci porta a sperimentare parole, l'uso delle parole anche più avanti, va benissimo. Poi di questi tempi, se la poesia si cimenta col mondo che abbiamo sopra, davanti e di traverso, non è male, perché forse una spinta a qualche miglioramento non sarà male. E lì dentro ci sono cose interessanti, belle parole, belle. Io saprei che sarà una poesia a salvarci, perché come slogan, perché poi ci rendiamo conto che viviamo in una generazione, o comunque tutta una serie di generazioni, forse saranno addirittura 1700 anni di catastrofi. Non si sente? Allora, devo dire che semplicemente viviamo in un contesto in cui l'arte e la cultura vengono penalizzate tantissimo, e quindi uno degli scopi dell'associazione, come anche la vostra associazione e altre associazioni che sono qui presenti, è quello appunto di valorizzare e di riprendere un'inversione, quindi invertire un po' questo senso di marcia che non va. E sembra quasi, come si diceva all'inizio, che le istituzioni che possano fare almeno tranquillamente la cultura dell'arte, questo è un po' il senso che viene trasmesso alla popolazione. Cioè l'arte e la cultura non serve più di tanto. In realtà noi quello che vogliamo è levare un grido, però
proprio e cerchiamo di sfruttare pochi mezzi ma potenti che poi abbiamo, che sono appunto al di là delle manifestazioni anche la magia di internet, che comunque permette di veicolare i messaggi a tutte le varie comunità. E quello che vogliamo trasmettere è proprio questo, cioè è l'arte e la cultura che fa il paese, e quindi sono gli artisti che hanno la responsabilità più grave, più importante, che è quella appunto di lanciare questo grido di battaglia affinché le cose cambino, perché bisogna sollevare le coscienze. E tra l'altro, poi adesso Anita ci leggerà un'introduzione a questa serata, volevo dire che il prossimo concorso, che è quello sul poetico Il mondo è mio, e che sarà proprio come slogan, proprio per utilizzato, sarà proprio quello di sollevare coscienza delle persone, e sarà proprio un concorso atto a cercare di modificare un po', a sensibilizzare le persone. Quindi poi parleremo di questo. Intanto allora lasciamo la parola a Danita Napolitano, che è un'artista, e che ci leggerà appunto questo comunicato stampa di Michele Brancato, perché oltre a contenere i nomi dei vincitori di questa sera, e quindi è brutto parlare di vincitori, e poi alla fine insomma abbiamo partecipato tutti al concorso, anche io ho inserito una mia poesia all'interno, non è stata neanche considerata. Fatto sono contentissimo di questo, perché i giurati non sapevano i nomi e i cognomi, no, fatto bene. Abbiamo e non solo i giurati non si conoscevano tra loro, anche se si conoscono, non sapevano che fossero gli altri giurati, proprio con la massima trasparenza al di là. Ma innanzitutto io volevo complimentarmi con tutti i presenti logicamente e vi faccio le mie congratulazioni. L'Italia è una poesia bella. Sabato 14 a Firenze la premiazione dei vincitori del concorso promosso da Estroverso con la provincia, pronta un'antologia con la presentazione di Sergio Caputo, ore 16 Palazzo Medici Riccardi e via Rodolfo III. Battute finali per il concorso di poesia La Bella Italia, patrocinato dalla provincia di Firenze. Sabato 14 maggio alle ore 16 la premiazione in Palazzo Medici Riccardi a Firenze e via Gaudio. La giuria del premio tra tutti i partecipanti ha assegnato i seguenti riconoscimenti. Primo premio, disegno di Toscana Anna Concini, Firenze. Secondo premio, Italia, Enrico Danna, Torino. Terzo premio, Le Sentinelle del Mattino, Giuseppina Mira, Siculiana, Agrigento. Quarto premio, La Bella Italia, Massimo Acciai, Firenze. Quinto premio, Caro Vetro, Rita Cerasoli, Madone, Bergamo. Primo premio, sezione minori, Bel Paese, Giulia Maria De Giorgi, Brindisi. Ai vincitori verrà consegnato un diploma ed una medaglia. Il concorso è diventato nel frattempo un'antologia, curata come il concorso dall'associazione non profit Estroverso. Il libro è prefato dal cantautore Sergio Caputo. Di seguito il suo testo. Di tutte le cose che possono essere dette, Giuseppe Garibaldi, una non l'ho ancora sentita dire. Garibaldi è stato un grande inventore e poiché la sua invenzione più grande si chiama Italia e lui ne costruì il prototipo dopo svariati tentativi andati a vuoto, Giuseppe Garibaldi ha fatto sì che altri inventori vissuti prima o dopo di lui diventassero italiani e che noi oggi potessimo rivendicarne la nazionalità. Uno per tutti, Leonardo da Vinci, ancora. Dante, ancora. Galileo, ancora. Michelangelo, ancora. Guglielmo Marconi e Giuseppe Verdi e Armani e Pinfarina e Nuvolari, la lista è lunghissima e mi scuso per le centinaia di emozioni eccellenti, ma nessuno, dico nessuno dei grandi della nostra storia, del nostro pensiero e della nostra arte avrebbe potuto essere annoverato come italiano se Garibaldi non ne avesse costruito la patria e delineato i suoi confini. Oggi possiamo andare in giro per il mondo ed essere orgogliosi della nostra identità
e certamente dobbiamo ringraziare molti dei nostri padri. Forse, se non lo avesse fatto Garibaldi, l'Italia l'avrebbe inventata qualcun altro prima o poi. O forse no, non lo sapremo mai. Sappiamo per certo che un inventore, un avventuriero, un sognatore destinato di nome Giuseppe Garibaldi inventò l'Italia e la realizzò prima di tutti. Grazie Sergio Caruso. Ma in genere non succede, però canta. Mi ha pregato. Cioè, chi fa del terzo? Tu. Abbiamo il terzo della corsia di Giuseppina Mina. Una bella voce squillante, tutti i tempi, eh? Bravo, bravo. Bene. Stavolta la prima legge. D'accordo. Le sentinelle del mattino di Giuseppina Mira, da Siculiana a Grigento. I giovani che svegliano la luce sciolgono il nero pulviscolo con i loro canti e lasciano sorrisi candidi. I giovani che svegliano la luce allontanano le parole gonfie di vento con le loro mani sagge e riempiono gli zaini di speranze. I giovani che svegliano la luce sono le sentinelle del mattino mandate dal Papa per le vie del mondo ad addormentare il tarlo della notte. Grazie Giuseppina Mira. Consegniamo il diploma e la medaglia. Allora, okay. Ricordate. Siamo foglie di vita su rami dello stesso albero. A volte le traiettorie ci confondono, ma le radici non mentono, mai. L'orgoglio scolpito nella bandiera, il cuore stretto in gola, quando l'inno risuona nelle piazze e i dialetti sono note della stessa musica. Lo sguardo al cielo, il tricolore nel petto e mille voci a farci compagnia. Italia, un sogno che continua. Avreste magari voluto una poetessa, consigliere di Emi, però... La prossima volta faccio una richiesta, magari... Grazie, Enrico. Okay. Allora. Prossimo. Allora, adesso, diciamo, abbiamo il primo classificato, abbiamo il primo classificato per la sezione giovani e abbiamo il primo classificato, che è il primo classificato, diciamo, sezione giovani. È un secondo perché ormai sì. Allora, con la poesia Bel Paese, Giulia Maria De Giorgi, Brindisi. Grazie.
delle buone pelotte ne fece gloria e con la prova sete del sapere fu così galante. Fossi subito di matura intesa di prime dati che resi in sirvi, di opposto suolo alla nota resa che accolsero il distinto di visi tutti. Figlia della mia Grecia, di madre titanica e vasta rimase salva, ospitò quell'ignoto vento artistico che fregia il sapere di arti cinti e di lirica calda. L'egemonia romana fu la ferrea forza che cagionò il duello e l'alba della bellezza, dall'età dell'Iese metà al padre dell'idioma, all'inerte vita del popolo, solerte di Soma. Fosti terra unta del canto sangue fioco, di chi il tuo genero nome invocò la guerra di dirti, eppure nessuno parte la vista speranza di dirti. Un'Italia differente, quella che dispacciano per un'Italia vera.
È vero ciò che lasci, a casa tua, ma in un luogo comune, meno sgrammaticato, qualche barzelletta o un corazzista del passato, o tu un futuro misero a cui volgi la tua. Così come ci vedono in altri luoghi ameni, ti fa sorridere o indignare, ma non ti fa ingannare da un'insegna a posto sotto cieli più sereni. E ancora ti domandi ma chi glielo fa fare, a chi cerca l'utopia, a chi cerca mondi alieni, e trova una realtà che ancora sa sognare. Grazie mille. Ancora una volta, voglio ribadirlo, è la poesia essere premiata, non l'autore, e questo poi è lo stile, lo stile di Giorgio, che abbiamo i nomi delle poesie, le città, eccetera, e il Fessiolone, come Enrico che ci conoscerà, che ha già partecipato, ha vinto pure anche me. È la poesia che vince, non è l'autore. Questo vorremmo che sia chiaro, insomma, il concetto che lo stesso autore, magari una poesia vince, la prossima volta magari vince. Lo dico perché purtroppo c'è stata gente pure che ci ha delegato, si è sconvolta, si fa poesia, la poesia che vince. Va bene? Grazie a me, Massimo. Adesso abbiamo anche un quinto classificato, che è poi molto difficile notare, perché il retroscena dovreste conoscere. Allora, il materiale arriva tutto in associazione. L'associazione comincia ad inviare i componimenti ai vari giurati. I vari giurati hanno la loro vita, fanno tantissime altre cose durante la giornata, però poi prendono del tempo per leggersi 200-300 componimenti che vengono inviati. Molti sono stati eliminati per vari motivi. Chi non ha incluso il nome e cognome, oppure la stessa liberatoria che era di fare un corso. Quindi anche se bellissime le poesie sono state proprio eliminate in partenza. Poi che cosa accade? Che contestualmente cominciano a inviare nuovi dati sulle votazioni e usando dei parametri, votando da 5 a 10 le loro preferenze. E solo nel caso della poesia di Anna, ad esempio, perché poi è difficile andare sui 200 componimenti. Alla fine sono stati selezionati per l'antologia soltanto un centinaio, adesso non ricordo quanto, quelle che erano arrivate. Però succede che nel caso di quella di Anna, per esempio, su 7 giurati, 5 hanno espresso la preferenza, sulle altre hanno espresso soltanto un voto e non tutte erano state votate da diversi giurati, quindi lo sapete come funziona. Sì, quindi alla fine si va a scegliere una media. Non è neanche carino, insomma. Ecco perché alla fine nel libro stesso, nell'antologia, non ci sono i nomi dei premiati. Quindi non ci sono né donazioni né nomi dei premiati. Così andiamo avanti. È un po' da strapparsi il cuore quando si arriva al punto di tirare le conclusioni e decide. Poco prima di salire le scale, mi ha chiamato una persona da Padova. Ho vinto? Mi fa. Dice, come sono andate le votazioni? Ma noi abbiamo mandato la newsletter, abbiamo mandato i dati. Un'altra persona ha chiamato ieri e fa, allora io non ho vinto, non tengo. Ok, va bene, massima chiarezza fino all'ultimo. Allora, alla fine poi tutti diciamo, è importante partecipare e non vincere, invece però non è così perché tutti quanti ambiscono un po' alla vittoria. Puoi alzare un po' la voce, scusa, non sì, sento. Dicevo che la poesia è ispirata a Cristalli, insieme a un artista contemporaneo, che ha realizzato un'opera che lo scorso anno è stato il logo della giornata del contemporaneo. Io lavoro in ambito museale, per cui sono andata a fare questo. Tipo i di show. Con la differenza però che il mio è stato fumato. Sguardo basso, pensiero altrove, oltre confine, oltre mare,
Ad un tratto ti vedo, ti riconosco e mi fermo. Ti cammino sopra. Tu sei lì, in tutta la tua fragile ma sensibile esistenza. Non mi spiazzo ormai. Cerco quello sguardo di muse. So che ti sono rimasti fedeli. Ed eccolo intorno, abbracciar te, che punge come vetro che può tagliare, ma che a terra, in frantumi, rimane in grado di stare attenzione, di fermare il passante per costringerlo a guardare, a sperare, ad esorcizzare. Indifferenza passa oltre e se ne va. Non lega con scalpore e opinione. Questi resistono all'ansia del responso. Orecchio al petto, mano al polso, tirano il fiato inebriati dall'alito carezzevole di vita che col suo soffio ti ha informato. Grazie. E a questo punto io devo dire una cosa. Aspetta, ancora. Sì, io già lo so quello che dire. Ci sono altri partecipanti presenti che hanno dato un complimento così a noi? Perché ce ne sono altri due. Qui abbiamo sia Anita che Luana. E ci sono cominciato a mangiare. Ah. Voi siete per il concorso. Sì, pure tu, se per questo. No, lui fa il concorso perché nessuno ha scelto. Che ci importa? Allora, andiamo con la Anita, poi il corso ce l'ha fatto. Oh no, come? Allora, Luana Trapuglio, dedicata che ribalti, se non sbaglio. Sì, no, vabbè, la mia è stata un attimo, come si dice, un urlo, veramente. Noi niente medaglia, però. No, siete fuori gioco, niente medaglia. Non potete e non dovete partecipare. Allora, Garibaldi è morto in vano. Questa è la mia concezione dell'Italia, secondo me. Il mio concetto, perché... Garibaldi è morto in vano. Cercando di unire il nostro paese, 150 anni sono passati e mi chiedo se sono cambiate le cose. Non so com'era prima la mia bella Italia, ma ora vedo e vivo questo mio presente. Treni in ritardo e affollati, figli alla posta e code in banca, lavori precari, pensioni minime, asili privati e insegnanti disoccupati. Chi c'ha l'auto blu e chi non c'ha una casa. Discariche per la strada e buche nelle vie. Chi dice ancora terrone e chi polentone. Dialetti diversi e chi non sa ancora leggere. La mafia, la mala sanità, il nepotismo, i corsi truccati, le veline alla TV, i quiz a non finire. C'è chi legge ancora? Riviste di gossip, il superbalotto, partite di calcio. C'è chi scrive ancora? Questa è la mia Italia. Non posso fare molto per cambiarla. Non sono un rivoluzionario, sono solo un poeta e posso cantarla. Medaglia. No, di solito io scrivo solo in condizioni disperate, per cui quando poi gli amici trovano anche qualsiasi forma, mi fanno ma stai bene, è successo qualcosa. Questa è la prima poesia in cui invece non c'è bisogno di coltello. Era già disperata la situazione di sì. Era di là, quindi c'è poco da fare. Allora, che partiamo? 90. 90. E anche gli ultimi. Quando abbiamo bandito il concorso sull'Italia, io per un attimo ho detto, dico, che cos'è che ci fa pensare all'Italia tutte le mattine? Cioè, l'unica cosa, allora, un suono in particolare, un rumore, un colore, una sensazione, ci sarà un qualcosa che in qualche modo comunque ci faccia pensare all'Italia in qualsiasi parte del mondo noi pensiamo? Io penso al caffè. Più che al caffè, quello che... Al rumore della macchinetta. Siamo alle d'accordo. Ma perché stai in Brasile? Eh sì. No, perché la macchinetta comunque è animalianza, se non il caffè. No, pensiamo che come in Brasile. Ah, ho detto, l'unica cosa, ecco, ogni volta sono stato fuori, perché ci sono stato dei due buoni. Quello che mi ricordava l'Italia, a casa mia, era il rumore del caffè quando usciva al mattino dalla macchinetta classica, non da quelle che si usano in Francia, in Canada, dove sono un po' dove ho vissuto. La macchinetta la portavo da Roma. Ovunque, una valigia, e quello che ricordava casa mia. E quindi ho detto, voglio dedicare una poesia al caffè, al gesto, al rumore, a quello che rappresenta la sua italianità. Caffè.
dalle prime luci dell'alba al tramonto, quando lavoro son fuori, il tuo intenso sapore, delicato sulle labbra, forte e deciso al palato, accompagna ogni voce, solo con gli amici, bollente, raffinato, avvicini i cuori, lungo e stretto, al vetro, macchiato, in tazza o corretto, il rumore della caffettiera mi ricorda l'Italia mia. Dovresti fare un change, se Anita viene più avanti, sì, ecco, ok. Ma San Pietro in fine è un paesino in provincia della Campania, e al tempo della guerra è stato completamente raso al suolo, e quindi io mi sono sentita di dedicare, visto che parte d'Italia, una poesia proprio a San Pietro in fine, e ad un ragazzo in particolare che è stato fucilato proprio in questo paese. Ah, quindi c'era un... Sì, un motivo per questo. San Pietro in fine. Plotone di esecuzione, pronti, prendere la mira, sparare, anno del Signore 1943. Ho piegato le mie ginocchia su questa terra e ho pianto i miei fratelli. L'ho visto quel palo della morte, e ho fatto il segno della croce. L'ho vista la scure e ho visto la pioggia di fuoco. L'ho visto il fumo nero in cielo, e tra le radure e gli anfratti l'angelo della morte. Ho udito le urla strazianti di una madre per il sangue sparso di suo figlio e l'innocente canzonetta della giovinetta. L'ho visto il bimbo scalzo con gli occhi di ghiaccio e il capo e il vecchio con il capo riverso sulla terra alle falde del San Bucaro. E l'odore della morte e il sapore amaro della polvere da sparo. L'ho visto il mostro senza occhi che al piccolo borgo ha squarciato il cuore. L'ho vista l'irruenza del torrente in piena che ha sepolto i morti vivi. Shhh. Se ascolti in silenzio un cumulo di macerie, racconta ancora il canto di dolore di quell'orribile scempio bellicoso. L'assurda normalità della guerra, questo è diciamo il commento successivo, l'assurda normalità della guerra. Gli alleati americani durante la liberazione uccisero un giovane italiano che si era alleato con i tedeschi. Nel 1950 è stato elaborato un piano di ricostruzione e il paese è stato completamente raso al suolo e risorto dalle ceneri più a valle. Mentre io volevo dedicare il concorso fotopoetico Il Mondo è Mio a un grandissimo amico e socio dell'associazione che adesso non c'è più, c'è sempre, non c'è più fisicamente qui con noi da pochissimo tempo, che è Paolo Ginarte, Paolo Fiorigi, e volevo dedicare a lui il concorso fotopoetico Il Mondo è Mio. D'accordo, Ida? È un grande onore che facciamo, Paolo è lui che fa l'onore veramente, perché è stato un fratello per noi. E la scadenza è il 20 giugno 2020. Siccome dicevamo poc'anzi che il dovere dell'artista è quello di levare un grido, diceva anche la poesia, no? Di levare un grido di battaglia per cercare di sollevare così le coscienze, ti leggo solamente la premessa, poi vi lasciamo un link, in modo che si possa capire con quale spirito vogliamo appunto diffondere la poesia, l'arte, e far capire a chi ci governa di qualsiasi colore, perché la poesia non appartiene a nessuno, appartiene a tutti, non ha colore, non ha politica. Perché il mondo è mio? L'idea è quella di raccogliere tutto in un'unica pubblicazione, quindi poesie e foto, e poterlo divulgare cercando di sensibilizzare, quindi con poesie e fotografie, con immagini forti, quindi far veramente sollevare le coscienze. La premessa è questa. L'impatto devastante dell'uomo sull'ambiente è indiscutibile. Sovrappopolazione,
desertificazione, inquinamento e così ferri danneggiati da scarichi chimici, per non parlare dello strato di ozono sempre più sottile, dei cambiamenti climatici e del riscaldamento mondiale. Mentre riflettiamo su tutto questo, ogni ora ben tre specie animali e vegetali si estinguono e nel contempo un mondo sempre più frenetico e industrializzato dilapida le risorse più preziose, seminando residui tossici. L'artista, in tutto questo contesto poco rassicurante sul destino del pianeta, ha il dovere di denunciare, gridare il suo impegno, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità impellente di invertire queste tendenze. Si può fare questo su fronti diversi, investendo nel sociale, sull'istruzione, sullo sviluppo sostenibile, affrontando nuove sfide a proposito di tecnologie meno rischiose e più affidabili, diffondendo il rispetto per i diritti umani e imparando tutti noi a non sprecare risorse. Con questo concorso letterario e fotografico, Estroverso, associazione no profit per la promozione dell'arte e della cultura, vuole elevare il grido di tanti artisti come espressione comune di una visione del mondo sul mondo. Perché l'artista, prima di chiunque, è un arciere che plasma la materia, colui che unisce indissolubilmente arte e vita, colui che trasmette la visione del mondo attraverso le componenti più simboliche. Tutto questo è demandato all'arte, non alla politica. Troppo difficile da attuare? Per creare un'economia forte e sostenibile occorrono sicuramente meno sforzi e denaro di quelli impegnati attualmente nel mondo per l'acquisto di armi. Ma per far questo dobbiamo prima acquisire e condividere una visione positiva del futuro, lavorando tutti insieme per crearlo. Questa è la premessa del concorso. Quindi immaginerete insomma che chi lo farà con più rabbia, denunciando immagini che ci è venuto anche in mente vedendo lo sfacelo di Napoli la settimana scorsa, quando non pensavamo che ci fosse più una realtà del genere, ma quello è soltanto una cosa visibile, ma quello che accade nel mondo dell'arte e della cultura non è visibile, avviene sotto il banco, noi lo vediamo, i tagli, parlando delle scuole, amici dell'associazione che ci dicevano che sono insegnanti, che le insegnanti sono costrette a portarsi la carta igienica da casa a scuola e che i bambini non hanno la carta igienica nel bagno delle scuole, che non hanno neanche le penne e le matite. Ecco perché se non facciamo noi, se non scriviamo noi di queste cose, non lo dice nessuno. Quindi sarà proprio il momento di parlarne e quindi è di non far finta che il problema non sussista, magari perché nel nostro comune, nella nostra regione, nel nostro quartiere il problema non c'è. Speriamo che in qualche modo cambi. Io a livello turistico, insomma, la settimana scorsa a Napoli ho pensato, dico, ma come viene da fuori? E non un romano o uno che viene da Pindice o da Roma da Bergamo, ma uno straniero che viene in Italia e si trova comuni di spazzatura così alti, ma per centinaia di metri. Ragazzi, non so se siete stati tutta la vita a Napoli. E ci vivono ormai con assoluta disinvoltura di una cosa che ormai è normale. È normale così tardi, da sempre. Ed è un peccato perché Napoli veramente è una bella città, veramente una bella città. Va denunciato perché non se ne parla, le immagini di questo tipo in televisione non le fanno vedere, così come non parlano neanche, non vogliamo fare quindi, non siamo assolutamente nessuna violenza. Basta andare davanti a casa mia quando l'ansia, invece che portare le cassonette la mette per le strade, no? Mezzo cento di Roma. Certamente, ma non possiamo parlare delle bucole come un vocale opati, quindi parliamo della nostra realtà, della realtà che ci circonda. Poi magari quando dichiari queste cose, vabbè, è stato un caso un giorno. No, io sono una cosa di fotografie di questa roba. Sono anni, ormai anni che facciamo. Non è possibile. Senti, Franca, io volevo proporre un'altra cosa, visto che Ida è andata a Bologna. Cioè, Ida sarebbe la moglie di questo nostro amico, scrittore, giornalista e poeta, che purtroppo, diciamo, venuto meno un paio di mesi fa. E sul giornale Itaca è stata pubblicata una poesia dedicata a Paolo Curti da parte di Anna Giordano. Quindi se gentilmente Ida ce la puoi dare, la vorremmo leggere per fare un omaggio a Paolo. Certo, assolutamente sì. Ida, dove vai? E Ida, che è un'associazione culturale bolognese, non so esattamente cosa fa l'associazione tecnica. Ho visto una cosa di Ida, che è un'associazione culturale.
allora, dei disabili. Sì, infatti il nostro amico era disabile. Comunque, diciamo, se vuoi, leggiamo solo la poesia per non... Allora, l'ultimo saluto al poeta e amico Paolo Curti. A volte ci penso e mi domando come fai ad essere così formidabile, positivo, con tutto quello che hai passato, subito. E ancora adesso sopporti, forse sarà il tuo modo di vedere le cose, la vita. Sì, forse sarà così, ma alle volte mi domando chi dà la forza di lottare. Forse sarà la tua voglia di vincere contro questo tuo destino che non ti lascia in pace e che tu regolarmente prendi a calci, deridendo con il senso dello humor. Sì, forse sarà così, ma a volte mi domando chi ti aiuta ad aggrapparti alla speranza. Forse sarà la tua fede in Dio, che ti permette di sperare in qualcosa di migliore, forse, oppure solo l'amore, che ti fa sormontare le montagne, che incontri giorno dopo giorno e con fede, con forza e la positività, riesci a scavalcare volando al di là delle barriere, con la leggerezza di un angelo. Sì, forse sarà così. No, penso che sia così e io ti ammiro. Ciao Paolo. Puoi girare di qua pure? Diciamo, lui stava sulla sedia a rotelle e gli erano state amputate entrambe le gambe, però continuava a darci coraggio e forza. Per ottimismo. Non si è mai lamentato della sua malattia. Anzi, era lui che consolava noi. Quindi era giusto dargli questo degno tributo. Un applauso grande a Paolo. Sì, sì, l'ho ripresa. Dei reclami? Sono in una fase contestativa. Ah, scusa, perché sono 10 pagine. No, lui è l'unico che ce la scrive a mano, voti in gomitori, dagli occhi infini, profeti senza fede,
dei senza redenzione, ridicoli saltimbanchi senza pubblico, fra le strade vuote, abbandonate, da studenti senza scuole, da malati senza cure, da detti senza amore né affetto. Sento il dolore, sento l'amara solitudine di un orgoglio gettato negli etani, vite sprecate, per annientare, abbattere confini e frontiere, umiliazioni e arbitri, e ricrescono i muri, e risorgono steccati, nessuno è uguale. Le parole non si incontrano, bandiere nella polvere, smarriti, sconosciuti, senza identità, parliamo in una terra che è la nostra. Togliere. Allora, è stato consumato la luce del sole e nessuno ha raccolto il coraggio fra le mani e ha brandito la frusta e colpito l'infanzia e punito chi ha violato l'ultimo sogno dell'uguaglianza. Cadono i miti e l'orgoglio, scompaiono i sogni, cadono le nazioni, cadono gli uomini nella mia città. Stuprata, sfigurata, umiliata, nell'ansia non si sentono i canti della rivolta, identità perduta di chi fu artefice, tolleranza e libertà. Brevissima. No, per capirsi meglio, se avete delle lunghe, uno si scorda all'inizio, invece in questo modo... Niente, quindi forse... Forse la poesia, c'è un nostro collega, amico, molto bravo, come dire, come poeta, perché lui
verità. Tutto quello la che la realtà. Però possiamo che arrivare a vedere. Il vero poeta dovrebbe. Se ci arriva e rimane per fino a qualche minuto. Quindi io scrivo altre cose, non scrivo solo della bellezza. Certo. Qualche volta sì, anzi spesso, ma qualche volta pungolo anche, mi fate voi. Ma certo. Uno punge, uno spinge, l'altro si confronta, l'altro. Anita delle volte scrive delle cose, per esempio, gli eventi di questo paese, anche io lo faccio. Io ho scritto una cosa, sono 25 per 28 pezzi, tutti con nomi di donna, non tutti italiani. Una parte riguarda eventi che ho letto da altre parti, una parte riguarda persone che ho conosciuto, una parte riguarda persone che non ho conosciuto, ma che conosco in altro modo. Ho scritto anche una cosa, se ci sono anche donne, ma non mi sono andato là, ragiono meno. Nel senso che non mi dava la stessa spinta. E dentro ci sono che cosa? Le donne, in quel caso. Che sono l'amore, che sono la vita, sono la bellezza, sono l'esistenza, ma sono anche altre cose. Sono la morte e la vita. E anche la procreazione. Anche rinnovarsi della vita. Ecco, su questo. Fortunatamente vedo che ultimamente anche i ragazzi che stavano insieme a questo nostro amico si stanno estendendo, i più giovani, sono un gruppo di trentenni che sono all'università a insegnare già e si stanno ampliando su altre sponde. Si confrontano con un'idea della nostra vita molto più forte, molto più ampia. Questo a me piace molto, poi certo ci sono anche tante altre cose. Mi sta anche molto. Lassù si può scrivere sulla montagna anche. O sulle montagne, anche se preferisco male. Però è il Guglio dal lago. No, ma il Guglio. No, il Guglio non preferisco dal lago. No, il Guglio è quello. O a Milano sono Marittima. Poi la nostra esperienza, la nostra esistenza ci porta. L'importante è che qui, poi alla fine sono venuti molti giovani che si sono espressi in questa cosa. Come vedete, l'arte diventa un punto. Rivela pure quella parte nascosta di te che ancora non hai mai conosciuto. Perché io, per esempio, attraverso, io ho scritto un libro, e poi questo libro. Sono state fatte delle recensioni al libro, ho fatto una prefazione al libro. Leggendo la prefazione al libro io ho pianto, perché ho detto possibile che ho trasmesso questo genere di cose, perché sono andata a scovare una identità che non avevo mai, era in me però che non
poesia, attraverso la sua poetica, rivela una parte di se stesso. Perché appunto, come dicevamo prima, se ad esempio io vivo in un contesto, facciamo l'ipotesi di cemento, chiaramente non posso, anche se è bello scrivere della montagna, dell'Ermo Colle, delle campagne, del Piemonte, ma logicamente io avrò la tendenza a scrivere sulla realtà di cemento. Infatti io ad esempio scrivo su tematiche di spessore forte, che purtroppo io vivo in questo contesto storico e mi influenzano molto questi fatti di cronaca così. Giusto, ma lo diceva Vittor Hugo, io lo dico spesso perché mi piace, no? Diceva che il poeta deve contenere la somma del pensiero del suo tempo. Allora, qual è la somma del pensiero del suo tempo? Chiaramente non rifarsi a un Garetti o magari a Montale che è quello che vivi quotidianamente, quelli che sono i problemi che incontri nel sociale, nella vita di tutti i giorni, che magari non esistevano 50-100 anni fa, anche se un Garetti parlava già del. Quanto le stagioni fossero cambiate, non ci fossero più le stagioni del suo tempo. Oggi non c'è veramente, sembrava ancora finzione quello che spiegava lui. Oggi è comunque una frase fatta, oggi è in realtà. Cioè si passa a 30 gradi il giorno prima, meno 20, è successo questa settimana, è successo generazioni fa. E allora, questo è veramente insormontabile, e che poeta qui assiste, sempre lo stesso milione volte, lo stesso punto di vista, che il poeta è più sensibile rispetto ad altri, soffre maggiormente forse, no? Quando assiste e vive tutto questo, perché vive in un contesto diverso, somatizza di più, perché si tortura quando scrive, il digetto butta su un foglio, a parte il suo intricesto, che magari può scrivere anche divertendosi, ma a volte il poeta scrive la rabbia. Dentro, e quindi quello che tu vorresti sputare fuori e esecrare lo getti su un foglio di carta, chi lo riceve riceve anche e riesce a trasmettere quella tua rabbia con il tuo veleno. Chi dice chi scrive rabbia, come magari ha fatto con queste poesie Massimo Pacetti, chi scrive momenti di gioia perché è innamorato, della segnalata, no? Bellissima, per carità, come si è di quel genere. Però ci sono tantissimi autori che mi piace ricordare, non so, Pavese, poesie veramente bellissime, particolari, e quindi non sempre trasmettere la gioia, ma anche il desiderio di cambiamento, credo sia questo, no? Che poi oggi più che mai il ma poeta... questo è pure il testimone del tuo tempo, quindi devi scrivere anche del tuo tempo, no? Ma l'antichità è il poeta. Cioè andava a braccetto, magari alla corte dei medici, veniva invitato perché era un personaggio particolare di rispetto. Oggi il poeta, guarda, chi sa perché devi dire piacere, io sono un poeta, ma un alieno, cioè un poeta, esistono ancora poeti, non ti è soldi per me. È vero o no? Cioè, ti presenti quel poeta, io non sono un poeta, sono un cantautore. Vabbè, noi vi ringraziamo, speriamo di trovarvi anche al prossimo appuntamento, a partecipare al prossimo concorso, quello molto massimo, non farei il portavoce, visto che di là ce n'è tanta, quello è molto mio. Anche se ti mando una fotografia terrificante. Ci vede anche proprio per la giuria del premio, perché avremo bisogno sia di